Quando vendi casa più di quanto l'hai pagata e sono passati oltre i 5 anni, allora auguri, non devi pagare nulla. Ciao, un saluto da Andrea Ruocco. Invece, se devi venderla prima di 5 anni, pagherai una tassa sulla differenza tra il valore dell'abitazione al momento dell'acquisto e quello al momento della vendita. Il guadagno che ottieni, tolte le spese di acquisto e alcuni costi di migliorie, verrà tassato al fisco per il 26% tramite il notaio il giorno della vendita. Ti faccio un esempio. Hai comprato casa per 100.000 euro. La rivendi prima di 5 anni per 140.000 euro. Hai ottenuto quindi un guadagno di 40.000 euro. Hai conservato le fatture del notaio per l'acquisto di 2.000 euro, dell'agenzia immobiliare altri 2.000 euro. E ha ristrutturato il bagno, sostituito gli infissi per 6.000 euro. Hai sostenuto una spesa di 10.000 euro. Ti trovi fin qui? Bene. Sottrai ora dal guadagno lordo le spese che hai sostenuto e hai l'ammontare che verrà tassato. In questo caso sarai tassato il 26% su 30.000 euro del guadagno netto che hai realizzato. C'è un modo per evitare di pagare tutti questi soldi? Sì, ed è tutto legale. Se vendi casa prima di 5 anni e l'immobile l'hai adibita ad abitazione principale per oltre la metà del tempo intercorso tra l'acquisto e la vendita, sei a cavallo. Non pagherai un euro. Ma devi dimostrarlo però. E come? Portaci la residenza subito, appena diventi proprietario. Un discorso diverso se lo fai per business, per questo farò un video con dei validi suggerimenti. Lo stesso se hai comprato con requisiti prima casa, anche questo è un altro argomento che te ne parlerò nei prossimi video. Per non perdere questa roba, iscriviti al mio canale YouTube e tocca la campanella per gli avvisi. Se hai delle domande, scrivimi oppure vieni a trovare in agenzia. Ciao!